Prosit. Cari amici, vorrei fare un addendum alla mia dichiarazione di voto di qualche giorno fa. Vi ho già detto infatti che alle regionali del Lazio voterò per il candidato presidente Stefano Rosati, che si presenta con la lista Liberiamo il Lazio, è una lista promossa dal Fronte Sovranista Italiano, mentre invece alle politiche voterò per il Partito Comunista di Marco Rizzo. Tuttavia, come voi sapete, seguo anche da anni e con interesse l'operazione che porta avanti Alberto Bagnai. Ora, quando io parlo di Alberto Bagnai devo stare attento. Peraltro nell'ultimo post dal titolo Lettere da Zombia in viaggio per Livorno ha addirittura minacciato querele. Non credo che perda tempo a querelare me, ma comunque dovrò stare attento nella scelta delle parole. Posso però e devo ricordare che a me Alberto Bagnai sta cordialmente sui cabasisi per il suo carattere, per i suoi modi di fare e anche per la scelta politica che ha fatto di andare nella Lega insieme al suo sodale Claudio Borghi. Ciò detto, però, voglio aggiungere una cosa importantissima. Quanti tra i miei amici dovessero scegliere di dare il loro voto alle prossime elezioni politiche non perderanno la mia amicizia. Non perderanno la mia amicizia. Li capisco. Lo capisco. Io non darò il voto alla Lega per tante ragioni, ma non toglierò la mia amicizia a quelli che sceglieranno di votare per la Lega. Così come, ma con meno convinzione, non toglierò la mia amicizia a quanti decideranno di votare per la Meloni, per Fratelli d'Italia, ma qui ho qualche dubbio in più. La mia amicizia invece è già stata tolta e da anni a quelli che votano per il Partito Democratico, a quelli che votano per Forza Italia di Silvio Berlusconi ed è stata tolta anche a quelli che votano per il Movimento 5 Stelle, ma non perché io nel momento in cui loro so che votano per questi partiti diventino, come dire, delle persone mie nemiche. No, gli tolgo l'amicizia perché non ho voglia di perdere il mio tempo a discutere con persone che ancora si fanno gabbare da questi partiti o che stanno e sostengono questi partiti perché semplicemente gli conviene. Le due cose insieme, perché ovviamente anche dentro Fratelli d'Italia, la Lega, ma anche in altri partiti ci possono stare adesioni, diciamo, dettate dalla convenienza, ma quando l'adesione legata alla convenienza si sposa con posizioni espresse che sono veramente demenziali e comunque nettamente contrarie agli interessi, ai nostri interessi, ai miei interessi, della classe sociale cui sento di appartenere, le due cose si sommano e quindi io tronco l'amicizia. Ho troncato la mia amicizia con tanti ex amici piddini. Ho troncato ogni rapporto d'amicizia con tante persone del centrodestra che ancora insistono con Silvio Berlusconi, così come ho troncato ogni rapporto d'amicizia con quanti ancora insistono con il Movimento 5 Stelle. A me mi dispiace questa cosa in particolare, perché nel Movimento 5 Stelle sono entrati o sono supporters del Movimento 5 Stelle anche persone del popolo. Perfino qui nel mio paese incontro persone che sono estasiate dal Movimento 5 Stelle, dalle chiacchiere distintivo di questo Di Maio, di questo Di Battista e via dicendo. Però è così. Allora, quindi l'addendum alla mia dichiarazione di voto, ed è una cosa importante questa, è una cosa che in qualche modo mi impegna perché esprimo un giudizio politico, è che
non perderanno la mia amicizia, pur non condividendo questa scelta, coloro tra i miei amici che decidessero di votare per la Lega di Salvini in quanto ci sono Bagnai e Borghi. Altro non ho da dire. Non credo di aver, come dire, perso il controllo di ciò che dico, per cui non dovrei rischiare querele da parte di Alberto Bagnai, ma comunque lui ha scritto nel suo post che il tempo per le querele è fino a sabato, dopodiché sarà impegnato a fare il senatore e non avrà più tempo per queste cose. Quindi oggi è giovedì, insomma, se entro 48 ore non mi arriva una querela, io sarò salvo. Un saluto.